Ciao Pina. Ma che fai? Sei ancora così? Ma se sono le 8:30, io ho la fame della Madonna, abbi pazienza, sono stanco. Ho lavorato tutto il giorno, no? Ma dai, su, Pina, dai, che cosa mi sono venuta a dire che ho fame? Non è per te, è per Mariangela. Le si è fermato il ciclo. E va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare una tragedia? Non ce l'ha più! Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte... Le mestruazioni! Le si sono fermate! Chi ha parlato? Come? Le mestruazioni? Ma, scusami, ma anche Mariangela ha proprio tutto come... Ma Ugo, è una bambina come tutte le altre! Insomma, come... quasi... Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua! Significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino? Ma dico, ma le 8:30? Ma io ho fame, te l'ho già detto. Ugo, è incinta! Allora, me l'hai già detto che... Chi? Di chi? Siamo incinti. Poverina, non me l'ha voluto dire, Ugo. E di là, chiusa in camera, ha tanta paura di te, sai. Ugo? Che cosa c'è, Pina? Ma dai, Pina, ti prego, tu lo sai che sono un padre civile e moderno, eh? E voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza. Hai capito? O lasciami fare da solo, eh? No, papà! Aiuto, bambino! Io ti ammazzo, sai! Tu non sai cosa sei un capo! Vieni qua! Vieni qua! Ti stacco in due, ti stacco! Fermati! Povera bambina mia, su, amore, non è niente. Mariangela, su. Respira. È questo il tuo modo di essere un papà civile moderno? Solo verso le 23 Mariangela confessò che il seduttore era un suo collega alle poste, tale Batacchi Loris. Decisero di andarla a trovare a casa. Avevano anche escogitato un geniale stratagemma per farlo confessare e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Vengo, bocconcino mio, come sei impaziente? Son già in tiro! Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì. Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovine. Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, come? Che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signore, non abbia paura. Permette? Loris Batacchi. Ma che fa, scusi? È il baciamano. Ah, vabbè. Beh, allora, queste bambine. Ma quali bambine dici? Stiamo svolgendo un'inchiesta. Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani. Il seduttore. Esatto. Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna. Le faccio i miei complimenti. Meritati, modestamente. No, questo è un optional. Io sono assessoriato di tutto, cosa vuole. Tenga che si diverte, la prego, lo prenda, non morde mica, sa. Qua c'è un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me, la mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi pure senza remissione. Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente. No! Capito il doppio senso? Mi può dire, scusi, sì, gentilmente, di questo... Ma questo lo diamo al signore, che si diverte anche lei. Lo tengo io, lo metto qua. Ma mi può dire, gentilmente, signore, dove lavora lei? Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Era per spiegare meglio il concetto. Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente? È più chiaro di così. Lo stile di mia moglie. Va bene. Senta, lei conosce la signorina Fantozzi? Mariangela Fantozzi. Mariangela Fantozzi. Fantozzi. Cosa vuole? Fantozzi? Fantozzi. Sì, con la Z, capito, non so mica scemo. Fantozzi, adesso guardo un attimo nello schedario, dove c'è della bella pasturona qua. Allora, mi scusi, quali sono le cenazioni? Quali sono, allora? Capo ufficio Pacchi. Ah, sì, vabbè, l'ha già detto. Ah, ecco qua, Fantozzi Mariangela. Ecco, è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questo cos'è? Mos le brotte! È un tipo! Un tipo? Sì. Un tipo di simio, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa. Me lo ricordo. È stata una delle mie più grandi soddisfazioni. È stata un'impresa disperata, proprio. Ho scommesso con dei miei amici. 1.000.000 se ci davo l'orango.
è Mariangela. Esatto. Mariangela? Questa qua è l'orango, altro che Mariangela. Guardi, ci racconto subito. Mi son detto Batacchi, qua ci vuole il buio perché la luce con questa non ce la fai neanche te. Ma che dice? L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato, che ci ho dato, che ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo, prendevo. Devo aver preso anche lei, comunque. Mi sono affidato alla bestia. Cioè, Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba. No, al biscione. Mo gliel'ho pur detto. Cosa c'è dentro il pacco? Il biscione. È un cobra che gonfia la testa e tac, scatta fuori. E non si ferma più. E la signora lo sa, vero? Ugo, per favore, intervieni. Senta, scusi, sì, dica signore, pure, dica pure. Le ricordo per la seconda volta, sì, di usare un linguaggio più civile con mia moglie. Perché? Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei bici. Oh, ma l'abituiamo subito, no, non c'è problema. Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela. Dell'orango? Cioè, lei, questa signora, è mia moglie. Ma la signora, la mamina... Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh? Come va? Guarda che belina. Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci sono qua io. Ah, che bella mamina. Quanta avrà? 48, 49 anni? 44. 44? Mo la prendo sotto cura io, le faccio una bella curetta d'una settimana e le cambio la tinta dei capelli. La faccio diventare biondina se la metto qua sopra. Ma lo sa come mi chiamano? Che... Mi chiamano lo spatolatore folle. Io la faccio diventare pazza la signora. Vedrà come cambio fisonomia. Sì, perché deve sapere che io ho tutta una collezione di stampe pornografiche con tutte le mosse, le posizioni, capito? Io la chiamo la Via Cruci. La fermo a tutte le stazioni finché non arriviamo al capolinea. Senta, Mascalzone, queste stazioni le faccio fare a sua sorella, le faccio fare. Certo. A sua sorella? Sì. Ma c'ha anche una sorella? Come? Ma porti anche quella che è tutta grazia di Dio. Che ci diamo dentro di spatola anche la sorellina. La facciamo diventare biondina anche lei. Sa cosa le faccio io? Io che mi chiamo lo spatolatore, sa cosa le faccio? Io prendo la signora e la sorellina. E le metto qua sopra tutte e due. Lei stia attento che le faccio vedere. Sì. Poi le prendo così, guardi. Le prendo così e strappa via questa. Ha capito? E poi gliela strappo via quella. Aspetta, la sorella e poi le metto lì, tutte e due. Una di qua e una di là. Ma e via di spatola e venga. Ma lei, anche no, lei. Venga anche lei che lo faccio diventare passo. Che ci do di spatola. Venga. No, lei stia qui con me che la metto nell'archivio, sì. C'ha la fotografia? Ma usiamo quella della patente. Ugo, non dare confidenza. Dentro di spatola, perché sono un maschio, coi fiocchi e coi maroni. Dove eravamo rimasti? Andiamo su. Senti, ma come siamo in cima? Come sono belle. E cioè, voglio dire, è Mariangela? La vuoi dare a uno così? Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo anche questa. Via tutto! Non no. C'è due maroni senza tre. E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non ci importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Ecco. A rivederla. Senta, davvero potrei diventare pazzo. Cammina! Scusi.